Ieri è successo che io ero qua nel ristorante da sola, ho visto solo tre persone entrare, due persone per la verità entrare e chiedere aiuto, erano pieni di fango e erano riuscite a uscire dalla macchina che le ha presi in pieno con la frana. Io vado per prendere la corriera, un minuto prima c'era stata una frana, quindi si era bloccata qui davanti. Sono scesa e ho visto queste tre persone, erano marito, moglie e cognata. Stavano andando molto piano, hanno raccontato, quindi la frana è riuscita a non mandarli giù dal dirupo e sono riusciti a uscire tranquillamente. La macchina che era dopo di loro, c'erano due ragazze di Plodio che li hanno soccorsi e li hanno portati fino qua. Ho visto il fango pieno laggiù in fondo, pieno di fango. Protezione civile, carabinieri, arrivavano tutti insieme a vedere cos'era successo e c'era questa macchina completamente quasi distrutta, l'aveva presa in pieno la frana. Chiamano l'ambulanza, hanno controllato solo se avevano dei graffi, ma non l'hanno portato in ospedale. Gli hanno messo la coperta per scaldarlo al signore e poi se ne sono andati. Niente, piangevano. La moglie di questo signore piangeva, era proprio sotto shock, completamente sotto shock. Erano infreddoliti e sporchi di fango, abbiamo cercato di dargli una mano. Che sono arrivati qua l'ambulanza e poi noi, perché poi nessuno più si è preoccupato di venire a vedere chi erano i proprietari della macchina e soprattutto di venire a vedere se c'erano dei feriti o qualcosa. Hanno chiamato loro un amico, un parente, non so chi sia, per venirli a prendere, è partito per venirli a prendere fino a qua. Il danno è quello che vedi, io sono vivo per miracolo, che la veranda, lo sgabuzzino che vedi là e quel palo mi ha salvato praticamente la vita. Se non c'era quella veranda e quello sgabuzzinetto mi entrava quel palo lì in camera da letto e io alle 3:30 non c'ero più, perché uscivo da quella finestra lì direttamente. No, è venuto giù tutto il mondo. Forte dir poco, fortissimo. Con 1 mese e mezzo che non pioveva il terreno così secco, ha ceduto senza protezioni, è venuto giù quello che hai visto. Deve essere una cosa annunciata, non annunciatissima. Perché, vedi te, qua se non c'è scappato il morto, perché è così. Fittuario, non sono proprietario. Proprietari dei terreni, degli edifici dovrebbero mettersi d'accordo fra di loro e invece compromettono adesso la mia vita. Dovevo rientrare a lavoro oggi, eccomi qua, senza casa e senza niente. Stavo riposando, però era impossibile perché c'era già un frastuono che picchiava sulla veranda, sentivi. Ma una cosa incredibile, mai sentito una cosa così, eppure ne è venuta d'acqua. Stava decollando un aereo, perché è stato un boato incredibile e lo spostamento d'aria mi ha fatto aprire questa finestra qua della sala. Da sola, con gli occhiali con tanto di fermo, con degli occhiali con tanto di fermo, si è spalancata. E io non ci sono stato neanche mezzo secondo in camera, subito qua, avevo paura di scendere perché rientravo di nuovo nella zona verso la montagna. Io volevo starmene di qua. Sono ancora vivo, potevo essere morto. Se tu vai sopra ti rendi conto di quanto mi è andata bene. Perché vedi lo sgabuzzino che è sfondato, sventrato da quel palo lì. Da quel palo lì. Io c'ero a cavalcioni oppure sopra sdraiato, ma ero in ferrovia. Con quel palo lì uscivo da quella finestra lì, te lo garantisco. Si allagava perché di lì entravano detriti, pietre, tutto, perché la porta ormai stava cedendo. Da prima l'acqua, poi è iniziato pietra, ha sfondato e c'era un giro, l'ho levato prima che si sfondasse del tutto. È iniziata a entrare l'acqua, sono arrivati i vigili del fuoco, mi hanno inurtato, abbiamo aperto questa porta qua, che era inutilizzata da 10 anni, perché non ci entro mai da lì. Ma già bene che ha funzionato la serratura. Se no eravamo topi in gabbia. Quel signore che sta andando, il figlio della Rina, che l'aveva chiamati, ha detto guarda che il ragazzo è più indietro, gli ho telefonato anche io, ho detto vi faccio segno dalla finestra di sopra perché non c'ho coraggio di scendere giù. Sono arrivati poi dopo 10 minuti qua. Sono fuori di casa, devono trovarmi anche una sistemazione a me perché non così, non. Vuoto, vuoto e rabbia.